Una storica intesa, quella tra Italia e Cina. Due grandi potenze agricole, quali la Cina e l'Italia, hanno stabilito infatti nuove relazioni e una nuova intesa sul rilancio e la tutela del Made in Italy in quel paese. Pur mantenendo le reciproche identità, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Luca Zaia, assieme con l'omologo cinese Han Changfu, hanno siglato un accordo per rafforzare la collaborazione tra Italia e Cina in diversi ambiti dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Sono sei infatti i punti principali del documento, tra cui la cooperazione bilaterale nella scienza, nella ricerca, nella tecnologia, nel commercio e nello sviluppo rurale, facendo seguito anche ad un memorandum d'intesa del 2006. Poi ancora fondamentale l'intesa sulla qualità e la sicurezza delle produzioni agricole, la lavorazione dei prodotti e la cooperazione tra le piccole e medie imprese italiane e quelle cinesi. Andiamo ad approfondire allora questo tema interessante soprattutto per il Made in Italy. Quali vantaggi allora porterà aver rafforzato questa collaborazione con la Cina? Lo chiediamo proprio al ministro Luca Zaia, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei, ministro. Buongiorno a tutti. Come tutelare i prodotti del Made in Italy con questa nuova iniziativa volta a tutelare proprio la salute dei consumatori? Beh, questo è un accordo innanzitutto che ci permette di sbloccare ulteriori dossier. Ad esempio c'è un primo impegno concreto a sbloccare il dossier degli agrumi, quindi potremo da marzo, io spero, iniziare ad esportare i nostri agrumi. Anche un dossier che riguarderà tutto il profilo della sicurezza alimentare. Il nostro intendimento, anche quello del mio collega Changfu, è quello di garantire la sicurezza alimentare. Per questo io ho proposto che vengano redatte un paio di liste nere di blacklist, una con le aziende italiane che si comportano male in Cina e una di quelle cinesi che si comportano male sui mercati nazionali. Può dirsi limitata da ora in poi la concorrenza sleale, come lei sottolinea, di alcune imprese che operano scorrettamente, dobbiamo dirle, che commettono anche inganni alimentari? Quindi come tutelerete la tracciabilità, la trasparenza dell'etichetta in un paese, per esempio, dove si è commercializzato fino a poco tempo fa il latte alla melamina? C'è molta sensibilità rispetto a questo, rispetto a prima della vicenda della melamina, che ha intossicato 300.000 persone e ha fatto morire 6 bambini. E devo dire che il governo cinese mi ha presentato tutto un progetto sulla tracciabilità e anche loro interesse a questo punto per difendere l'immagine del loro paese di investire su questo progetto. E noi diciamo che i cibi che debbono venire sui nostri territori debbono essere tracciabili, debbono avere l'origine e debbono essere sicuri. E considerate che noi importiamo ad esempio pomodori piuttosto che il prodotto ittico, molto altro ancora dalla Cina. E questo purtroppo però è anche un altro aspetto, non perché questi siano cibi e prodotti più buoni, ma perché ovviamente l'agricoltore cinese viene pagato 100 euro al mese e quindi fa la Cina sotto questo profilo fa un vero e proprio dumping sui mercati. Italia e Cina, due paesi che vantano tradizioni culturali e gastronomiche radicate nei territori che meritano di essere tutelate, quindi un dialogo attivo e fattivo con il popolo e gli agricoltori cinesi. E cosa si propone di sviluppare il centro di cooperazione per la qualità e la sicurezza delle produzioni agricole italo-cinesi, ministro? Si propone innanzitutto di fare incontrare le aziende e ovviamente fate salve le nostre peculiarità, le nostre reciproche posizioni. Noi chiediamo sicurezza alimentare, chiediamo protezione nelle importazioni e tutta un'altra serie di vantaggi per le nostre aziende. Dall'altro però sappiamo ad esempio che dal mio incontro con la Camera di Commercio cinese ci sono 5.000 aziende disponibili cinesi a partecipare al forum economico che si dovrebbe tenere per il comparto agroalimentare entro i primi 6 mesi del 2010. Agroalimentare allora sotto i nostri riflettori, un risultato significativo anche sotto il profilo del marketing per il nostro paese, delle regioni produttive del sud in particolare. Si pensi a tutte le arance che giacciono non raccolte per esempio in questo periodo sugli alberi del nostro meridione, mentre il settore che versa in una crisi profonda, una crisi dalla quale si rischia di generarsi ancora nuovi gravi conflitti sociali, come hanno dimostrato i fatti anche nei giorni scorsi accaduti in Calabria. Le nostre aziende agricole producono qualità, un marchio per cui vale la pena spendersi in mercati strategici, quale quello cinese. Un valore aggiunto, quello della qualità e della salubrità dei prodotti alimentari, alla quale anche la Cina pone sempre maggiore attenzione. Cosa esporteremo e quali comparti verranno allora valorizzati dopo questo accordo? Ministro, kiwi, agrumi, scambio conoscenze, know-how, che cosa? Sicuramente kiwi lo esportiamo già perché abbiamo sbloccato il dossier, esportiamo ovviamente prosciutto crudo perché è stato sbloccato anche questo dossier, esportiamo i formaggi perché anche questo è un dossier che in questi 20 mesi abbiamo sbloccato, adesso ci avviamo a chiudere il dossier, scusatemi la ripetizione, ma ci vuole
degli agrumi, e dopodiché abbiamo pere e molti altri prodotti. Ad esempio penso che la Cina ci chieda tecnologia, ci chiede innovazione, ci chiede di poter ad esempio di partecipare a tutto quello che è meccanizzazione in agricoltura, che l'Italia rappresenta in maniera eccellente sui mercati internazionali. Storica intesa dunque tra Italia e Cina, quindi un nuovo slancio per l'export italiano, per le nostre piccole e medie imprese, ma quale politica seguirete per l'abbattimento dei dazi? Questo è un tema che io non riesco ad affrontare in prima persona, anche perché quando si parla di dazi bisogna parlare di Europa, bisogna parlare di tavolo del WTO, dove 153 paesi dal 2001 si sono dati il convegno per decidere le regole mondiali del commercio. Noi dobbiamo però riconoscere che i nostri agricoltori non possono continuare a restare sul mercato dove i loro costi di produzione, penso i costi di produzione degli italiani, sono di gran lunga superiori ai prezzi di mercato. Oggi fare l'agricoltore significa rimetterci risorse. Grazie al ministro Luca Zaia, che era proprio in collegamento dalla Cina. Fly me to the moon, let me play among the stars.